natura c'è una dittatura che comanda il mondo. Non puoi immaginare quanto fa paura chi comanda il mondo. Oltre che il potere vuole il tuo dolore e dovrai soffrire. E sarai costretto ad obbedire chi comanda il mondo. Voglia di sapere, voglia di capire chi comanda il mondo. Sotto questo cielo che ci può sentire e che ha creato il mondo. Torre di Babele, che ha creato il mondo. Messo sulla croce in Israele. C'è una dittatura di illusionisti, finti economisti, equilibristi, terroristi, padroni del mondo peggio dei nazisti, che hanno forgiato altrettanti tristi arrivisti, staccano visto. Illusionisti che ci hanno illuso con le parole libertà e democrazia, fino a portarci all'abbadia, creando nella massa una massa grassa di armi, di divisione di massa. Media, oggetti, nomi, colori, simboli, la pensiamo uguale ma siamo divisi noi singoli. Torniamo bene sotto le coperte, siamo servi di queste sorridenti merde. Fate la nanna, bambini, verranno tempi migliori. Fate la nanna, bambini, e disegnate colori. Fate la nanna, che la mamma vi cullerà sui suoi seni. Fate la nanna, bambini, volate nei cieli. Ma un giorno un bambino di questi si sveglierà e l'uomo più forte del mondo diventerà, portando in alto l'amore. Chi comanda il mondo? Comanda il mondo. Buonasera, buonasera, bentornati. Bentornati Giuseppe, Andrea e Claudio. Buonasera a tutti. Buonasera. Anche oggi, ma questo sarà per ancora un bel po' di tempo, saremo sempre noi come Mario Adinolfi in protesta di sostegno. Siamo tutti Adinolfi, siamo tutti, sì, Adinolfi, come abbiamo postato pochi minuti fa, è vero. E proprio per questo motivo oggi vorremmo partire leggendo, dando la lettura del Vangelo, sì, di oggi. Sì, vogliamo fare la fotocopia di Maria Adinolfi quando fa, stampa il Vangelo, siccome non lo stiamo ascoltando da un po' di giorni. Salutiamo quindi Anna Russo, Roberta Palmigiani che si sono già collegati, chiediamo di condividere come sempre, perché poi tra le altre cose stavamo facendo una considerazione mentre veniamo con Andrea in merito a varie riunioni che si stanno facendo, per cui nel periodo dei nativi digitali non è più vero quello che è vero, ma è vero quello che c'ha tanti like e che c'ha tante condivisioni, diventa vero, quindi facciamo diventare vera la nostra verità. Siamo scaltri come i figli di questo mondo. Bisogna farlo. Quindi partiamo con... Sì, se abbiamo le connessioni, come ci insegna il nostro caro Mario. Sì. Abbiamo Anna Russo e quindi in genere Mario aspetta che siano sufficienti persone per ascoltare la parola di Dio. Buonasera a voi tutti, buona diretta, speriamo che il segnale sia buono. Partirei con il segno di croce. Esatto, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra, e se gli chiede un pesce gli darà una serpe? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelle che gliene chiedono. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. È parola del Signore. Bellissima lettura, ci riguarda tutti da vicino, perché appunto, partendo poi dalle ultime frasi, tutto quello che volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa penso che sia la legge che di massima dovrebbe ispirare tutti noi, sempre e comunque. Fare il bene, farlo per gli altri, perché, come diceva, volere bene a chi ci vuole bene è facilissimo, certo. E volere bene a chi non ce ne vuole, che non è poi
così facile, no? Quando dice: voi che siete cattivi, nella predica di oggi il buon Doppiaggio diceva: perché noi siamo cattivi, perché siamo il male è innato per l'uomo. Ci saluta, no? Guido Pieneselli, ciao a tutti, ciao, grandissimo Guido. E Mirko De Carli, ciao Mirko, sempre in lotta come te, come voi di Bologna, esatto. Grandi, tutti grandi, grazie. Anna Cavallo, rendiamo grazie a Dio, una giusta, grazie. Un giusto saluto, sempre. Quando dice, chi di voi ha il figlio, se il figlio gli chiede un pane gli darà una pietra, ovviamente, e nonostante siamo cattivi, noi al figlio non gli daremo mai una pietra, gli daremo comunque il pane che ci viene chiesto. Di fatto bisogna operare sempre, come dicevo, nel discernimento, perché non sempre quello che ci viene chiesto è bene, non sempre quello che noi chiediamo è bene, o meglio, noi pensiamo che sia bene e quindi noi lo chiediamo a gran voce e preghiamo tanto il Signore perché il Signore ci dia quel bene che noi vogliamo, ma che agli occhi giusti di Dio non è bene per noi e quindi non è detto che ci venga dato. E quindi quando ci dicevano: vivi la tua vita, quella che ti viene data, perché è quella che ti viene data ed è quella che il Signore ha deciso per te, ed è quello il bene per te, è quello il tuo paradiso, vivi bene la tua vita. Io direi che non sono... Ma mi fai venire in mente quando noi si è contro qualcosa, proprio della famiglia, spesso viene accusato di essere contro contro la realtà. E questo è il discorso che faceva Claudio, si è contro le unioni civili, no perché si è contro una categoria di persone che ha un orientamento sessuale diverso, ma perché quella legge apre le porte a dei meccanismi che fanno male. Cioè il discorso è quello che il male fa male, ecco la parola spiegata oggi. Il male fa male e il nostro padre, che non a caso si chiama il padre che è nei cieli, che vuol dire che è un padre perfetto, o meglio un padre affidabile, certo non ti dà qualcosa di sbagliato. E questo è il senso che è molto pertinente con i temi che il nostro movimento, il nostro partito affronta. Ed è pertinente poi al fatto per cui poi Mario è stato bannato e censurato perché nella futura discussione di disegno di legge che avverrà il 13 per quello che riguarda appunto, noi lo diciamo apertamente, l'eutanasia, anche se la legge poi non si chiamerà eutanasia ma sarà un'altra, cioè avrà un'altra formula. Il punto è che ci si dice e ci si chiede: che legge vogliamo? Che cosa vogliamo quindi? Vogliamo una legge come quella che c'è in Francia? Vogliamo una legge come quella che c'è in Inghilterra piuttosto che in Svizzera o in Belgio? Pensiamoci, che legge vogliamo? Renata Franzolini ci saluta, buonasera Renata, e Roberta Palmigiani dice: il Signore Gesù sceglie sempre il meglio per noi, anche quando non lo comprendiamo. Sì, è vero. Quando dicevamo la lettera che ha scritto poi Mario, no? Quando dice nazisti e come, no? E quando sostiene che è il caso di portare a conoscenza di tutti quelli che appunto sostengono questa futura discussione di legge, di quello che sta succedendo, che è successo proprio recentemente in Francia con la piccola Marva o in Gran Bretagna con Charlie, no? Tu forse c'avevi, no, non avevi qualcosa di scritto, però ecco, ce l'abbiamo qui. Di fatto in Inghilterra il piccolo Charlie è un bambino di due giovani genitori che hanno poco più di 30 anni e che è nato il 4 agosto del 2016, bambino che in prima analisi era in ottima salute, poi ha cominciato a stare male fino a quando non si è scoperto che era affetto da una sindrome mitocondriale e che lo condanna alla disabilità. L'ospedale che lo ha in cura chiede a gran voce ai giudici che questo bambino venga di fatto soppresso. Ovviamente c'è la ribellione da parte dei genitori che non vogliono, anche perché
ovviamente hanno visto questo bambino vivo, hanno visto questo bambino in qualche modo reagire, hanno grandissime speranze nel fatto che la medicina possa fare quel miracolo che poi andiamo a chiedere a gran voce, che possa fare comunque quei passi avanti che possano salvare il loro figlio. Chiunque ha un figlio penso che penserebbe allo stesso modo, così come è stata per la mamma di Fabbo. La mamma di Fabbo non voleva che il figlio venisse suicidato. Penso ci mettere, anche se adesso comunque commenteremo anche una notizia che riguarda più pertinentemente Roma, ci deve far riflettere che Mario, quando lancia l'accusa che sistemi come quelli in Olanda, eccetera, sono sistemi che ricordano il nazismo, lo dice credendoci fermamente e non fermandosi alla semplice battuta, come spesso viene accusato da tante persone che non la pensano come lui e come noi. Il discorso è che il nazismo faceva questi atti, questi veri e propri omicidi a insaputa delle persone. Allora, rispetto a Mawa e a Charlie, se non ci fosse stata una famiglia, se non ci fossero stati i genitori a difendere a denti stretti questi figli, questi bambini probabilmente sarebbero già stati uccisi, quindi a loro insaputa, quindi il sistema nazista ritorna. Salutiamo intanto, vabbè, di nuovo Roberta Palmigiani che dice: il Signore Gesù sceglie sempre il meglio per noi anche quando noi non lo comprendiamo. Luigi Vianello, salutiamo anche lei. E Silvia che ovviamente come al Grazie, solito ci segue. Sì, e di fatto la stessa cosa è per la piccola Marwa che in Francia. Di fatto torna miracolosamente a rispondere agli stimoli della mamma e del papà, quindi segue con lo sguardo i movimenti, reagisce alla loro voce. Di fatto anche per lei viene chiesta la soppressione, e non è più, sembra strano, no? Il fatto che non ci sono più i genitori che possono decidere, per la vita, per tentare di mantenere in vita i propri figli. Ma devono essere dei giudici perché i genitori sono emotivamente troppo coinvolti. È un paradosso. Quindi, che legge vogliamo? Come vogliamo andare avanti? Cerchiamo di capirci, perché poi poi un'altra cosa che ha attraverso detto. le vedi, passa la legge sulle unioni civili, per cui nasce grazie ai voti dei pseudo-cattolici che dicono: beh, ma tanto se c'è lo stralcio della stepchild adoption non c'è pericolo, i bambini non verranno toccati. Di fatto che succede? A forza di Come sentenze della avevamo poi magistratura. segnalato noi, passa la legge e di fatto la magistratura trova il modo per poter poi in ogni caso far passare l'adozione dei piccoli da parte di coppie, non si può dire omosessuali, lo posso Sì, dire, si ho può. detto, da parte di coppie omosessuali. Cosa che noi abbiamo Omoerotiche. sempre. La Silvana De Mare direbbe coppie Omoerotiche, omoerotiche, perché l'omosessualità non noi esiste. abbiamo sempre contestato. Di fatto, allo stesso modo, che legge vogliamo in questo caso? La legge per l'eutanasia passiva, la legge per l'eutanasia attiva, la legge per l'interruzione delle cure? Poi, come pensiamo che possa procedere una legge di questa fattezza? Non pensiamo che possa sfociare in quello che poi diceva Mario, per cui ritorniamo all'Action T4, saremo bannati pure noi, per cui ovviamente ci si rende conto che c'è un guadagno, ma il guadagno è scontato, Ma poi no? la cosa grave è Cioè, che mentre il sistema nazista tu vidi un sistema totalitario che ti toglie fin dall'inizio è concepito e come dire, percepito come un sistema totalitario, e questo democratico è doppiamente falso perché ti fa passare per libertà ciò che in realtà non è. Quindi è come dice Mario Adinolfi, è peggio del sistema nazista, come riportando l'esempio che appunto lì per morire hai pagato 18.000 euro, è un sistema che ti prende anche in giro, è ancora più subdolo questo che vogliono far passare come nel rispetto della tua libertà, io Stato che sarei garante della tua vita, della tua esistenza, ti uccido, è assurdo, cioè io posso stavo, capire che scusa, c'è il leggendo questo caso. articolo che è del 6 marzo,
dell'ANSA, che appunto dice che la spesa media pubblica per ogni disabile in Italia è di 8 euro al giorno. Considerate come se una famiglia che ha un disabile in casa possa con 8 euro al giorno cavarsela. Ovviamente c'è tutto nel budget familiare, rientrano tutte quelle spese che sono indispensabili, sono necessarie per curare queste persone e di cui i familiari se ne fanno carico ovviamente, ma che per lo Stato 8 euro sono una spesa, al giorno, dopo 2 giorni, 8, 8, 16, avrebbero comprato la puntura di pentabarbital perché ne costa 13, quindi con 2 giorni di mantenimento del disabile ovviamente potrebbero dirti che Poi è stato bene una per cifra lui. irrisoria questa del Attenzione, è stato mantenimento. bene per lui, perché è sempre nel bene del disabile Sì, che, sì, o sì. della persona che ha delle particolari difficoltà che si decide per in qualche modo l'eliminazione. Certo. E io non lo so se prima di arrivare nel caldo dei temi che ci appassionano e che ci hanno visto scendere in campo, tra virgolette, io volevo anche, intanto ritorniamo subito su questi temi, parlare un pochettino di notizie che riguardano e sono a tema con la nostra trasmissione. Non so se tu c'hai anche le tue, della tua Salutiamo rubrica. Alex Alex Zino, Zino, sì. Cecilia Maria Biancarelli. Alex si scusa, dice scusate, Sì, l'abbiamo che detto. ci dice scusate, sono arrivato tardi, l'avete detto che siamo in dittatura. Sì, l'abbiamo detto Alex, abbiamo detto tanto e stiamo continuando a ribadirlo fortemente. C'è la nostra prima eletta, Giovanna Arminio, che ci sta, la nostra prima eletta del popolo della famiglia, che ci sta guardando, Grazie. Giovanna Giovanna, Arminio. condividete e mettete un like perché, come abbiamo detto Allora, all'inizio, così ci facciamo abbiamo diventare ancora tutto vero. 40 minuti per stare insieme, cari amici, e proprio per rimanere un po' nel tema e ritornare un po' su questo fatto dopo che riguarda Mario, perché non è impossibile, cioè è come dire, inconcepibile pensare che oggi sia stato bannato Mario, quindi per forza dobbiamo parlarne, come abbiamo anche postato, come abbiamo precisato nel post iniziale all'apertura della trasmissione. Niente, nella settimana scorsa, come avete visto nei giornali che hanno riguardato Roma, c'è stata l'inchiesta Consip. Ovviamente cerchiamo di fare informazione un minimo per dire ma che è sta Consip e che cos'è l'inchiesta Consip. Innanzitutto, la Consip è una vera e propria società per azioni controllata dal Ministero dell'Economia e della Finanza ed è una sorta di centrale unica che opera per gli acquisti della pubblica amministrazione. Quindi già capite che è stata creata con lo scopo di come dire, razionalizzare la spesa fatta dall'amministrazione pubblica, ma poi decide quasi la metà degli acquisti per quanto riguarda beni e servizi del pubblico. Ora, questa inchiesta, che si basa su, atti di corruzione, eccetera, è condotta dalle due procure di Roma e di Napoli e, riguarda appunto l'assegnazione degli appalti della pubblica amministrazione per quello che è stato chiamato la gara del Facility Management 4, qualcosa intorno ai 2,7 miliardi di euro, ovviamente qualcosa che fa gola. Praticamente dagli atti sono emersi delle irregolarità, anche se poi questo appalto non è ancora stato assegnato e c'è stato un giro di mazzette come al solito. Come al solito ci ritroviamo sempre a parlare di politica, ma in fondo di disonestà, di quanto Di potrebbe mala anche di politica. mala politica, ma di quanto invece è importante far entrare nella politica l'etica, cosa che quella è stata bannata, non soltanto Maria Rinolfi. E chi è l'attore principale? Sempre questo nome esce fuori che è Romeo, in questo caso è Alfredo, un L'altro Romeo. altro Romeo, Alfredo Romeo, arrestato ormai una settimana fa, mercoledì scorso, con l'accusa di corruzione. Il corrotto, secondo questa inchiesta, sarebbe Marco Gaspari, che è un alto funzionario appunto di questa società per azioni che è la Consip. E quindi sia Marco Gaspare sia Alfredo Romeo indagati per corruzione e praticamente Alfredo Romeo avrebbe pagato questo funzionario per avere l'assegnazione di questa parte degli appalti. Nell'inchiesta praticamente sono sotto accusa anche perché sono stati ritrovati questi famosi pizzini, cioè foglietti di carta sui quali sono stati ritrovati
delle cifre, ad esempio 30.000 euro e anzi 30.000 e la lettera T. Secondo gli inquirenti, appunto, come avete saputo, sentito dai giornali, dai telegiornali, questa T fa riferimento, secondo loro, al padre di Matteo Renzi, cioè Tiziano Renzi. Si indaga poi, per quanto riguarda sempre questa inchiesta, anche sulla fuga, vera e propria fuga di notizie, per cui si sta cercando l'identità della talpa che ha fatto passare questi atti di indagine fino a quel momento missati, e quindi c'è stato anche un cambio nella gestione da parte della polizia giudiziaria, cioè nel senso che prima era in mano al NOE, Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, invece adesso è al nucleo investigativo dell'arma stessa. Per cui tutto questo ha comportato anche ad essere indagato il comandante dei Carabinieri, un certo Tullio Del Sette. Ma non è finita qui, oltre a Marco Gasparri, per i quali gli inquirenti lo accusano di aver corrotto Alfredo, di essere stato corrotto per 100.000 euro, praticamente. E viene a rispondere anche, come dicevamo prima, Tiziano Renzi, il padre dell'ex premier Matteo Renzi, insieme con un amico imprenditore nell'ambito farmaceutico, Carlo Russo. E qual è l'accusa per Tiziano Renzi e per Carlo Russo? È quella di praticamente si chiama traffico di influenze, cioè facevano da mediazione con questo ricco imprenditore. Per metterlo in contatto con l'alto dirigente della Consip. In tutta questa, diciamo, indagine c'è anche il nome del ministro dello sport, Luca Lotti, anche questa persona vicina all'ex premier Matteo Renzi. E, come avete sentito, c'è l'altro nome di Denis Verdini, che è stato anche lui accusato, bancarotta, eccetera. Anche lui entra in questa vicenda e praticamente sia il ministro per lo sport Luca Lotti sia il comandante dei carabinieri Tullio Del Sette sono stati indagati perché sapevano che era in corso questa, diciamo, resistenza di questa indagine e loro hanno avvertito tutte le persone che erano rimaste coinvolte. Quindi, sono indicati per rivelazione di segreto d'ufficio. Che di fatto voglio dire, penso che siano indagati, ma così come per il sindaco Virginia Raggi di Roma, no? Cioè, per la legge italiana c'è la presupposizione di Esatto, innocenza fino a sì. prova contraria, fino al verdetto, altrettanto dovrebbe essere chiesto per gli altri. Invece abbiamo visto che immediatamente il Movimento 5 Stelle si è prodigato perché il ministro Lotti venisse appunto o dimissionato Esatto. e lì appunto si è parlato da tante parti appunto di questo Il famoso giustizialismo giustizialismo a corrente alternata, esatto, nel senso sì. che per qualcuno sì, bisogna essere intolleranti e Sì. assolutamente Vabbè, ma è quello giustizialisti e per che. altri invece no, si possono usare Beh, penso altri che i mezzi, nostri altre misure. lettori che hanno votato la Raggi, da questo punto di vista, hanno visto la profonda incoerenza che ha, no? Che le ha contraddistinti in questa gestione anche della nostra città, della nostra capitale. Ecco, io la notizia mi sentivo di portarla perché, insomma, questa Consip non si era capito bene tutto quanto quello che era successo, era un po' passata in sordina anche per i fatti che erano successi l'altra settimana. Io se abbiamo anche la poesia di Che si Mauro collega Codugno che Iola. si collega ovviamente al tema della censura e si intitola La censura, noi ci avremmo in teoria, caro Claudio, se tu prima di buttarci a capofitto su tutto ciò che riguarda l'essere bannato di Marina di Nolfi, tutta la censura, tema veramente scottanti perché siamo in tema praticamente di questa famosa legge Scalfarotto sull'omofobia, eccetera, eccetera. Se hai delle notizie che vuoi portare di Roma Capitale, oppure se vogliamo tuffarci a capofitto Io sulla. direi per Roma Capitale, se intendi Roma Capitale, io direi, ma possiamo anche dirlo dopo, della Sì. riunione che c'è stata martedì scorso del Del comitato del direttivo. direttivo romano, di quello che è stato più o meno detto e di come dovremo operare nel breve.
perché di fatto, come dice spesso anche Mirko, siamo a tutti gli effetti in campagna elettorale, perché per quanto si dica appunto che si voglia portare la legislatura a termine, quindi 2018, per noi 2018 è comunque domani, sì, perché sì, no. dobbiamo farci conoscere. Noi siamo una realtà piccola, però devo dire, Claudio, che ci stiamo veramente incarnando nel territorio, piccole realtà, e queste sono piccole gemme che stanno nascendo su tutto il nostro paese, insomma, questo è veramente un bel segno, però siamo piccoli, quindi più in là ci sono le elezioni e più avremo il tempo di prepararci. Come dice Mario, sono molto importanti i cenacoli. Tutte le persone che ci stanno guardando, Guido Pianeselli, Alex Zino, Massimo Del Passo e tutti quanti, Giovanna Arminio, eccetera, eccetera. Sapete quanto è importante, ce l'ha detto Mario Di Noffi l'ultima riunione lunedì scorso, proprio uno a uno, il parlare a quattro occhi dei temi che i nostri temi sono anche un po' difficili in questo momento particolare del nostro paese. Sono temi che fino a 50 anni fa sembrava di scoprire l'acqua calda. E veramente oggi è difficile dire che non è plausibile che un bambino venga affidato o a due mamme o a due papà. E ecco, io se Giuseppe intanto si volesse preparare, tanto ritorniamo comunque a parlare di tutto, c'è un video che vi vogliamo far vedere che riguarda il fatto che il problema della mancanza di libertà di parola nel nostro paese, anche in assenza di leggi, perché non siamo in Francia dove è proibito per esempio parlare della difesa dell'aborto via web, noi nonostante manca questa legge siamo nell'impossibilità di parlare, vedi appunto Maria Di Nolfi. Ho trovato una intervista che di un anno fa. Ebbene, dopo un anno siamo nelle stesse condizioni, dove lui viene ostacolato nell'entrata all'Università di Bari, dove era stato invitato dal rettore per parlare della legge sulle unioni civili. Un grande atto di coraggio da parte del rettore, ma è interessante vedere come questi studenti si oppongono all'entrata del nostro leader, che è Mario Di Nolfi, semplicemente accusandolo di omofobia, quando omofobia dov'è? Lì si trattava di dire non ho nulla contro le persone che hanno questo orientamento, ma non sono assolutamente d'accordo che venga fatta la legge che dia un riconoscimento giuridico a queste coppie, quando tutto il sistema già è attualmente presente e legislativo li tutela, come la possibilità di andare a trovare un familiare, una persona all'ospedale oppure in carcere, cioè mancherebbe soltanto la pensione di reversibilità, ma è giusto che manchi la pensione di reversibilità a queste persone, perché voi dovete sapere, soprattutto gli amici che non ci conoscono, che una grande discriminante che ha creato la legge sulle unioni civili è proprio questa: se due omosessuali si sposano con questo, scusate, si uniscono civilmente con questa legge, hanno diritto alla reversibilità. Cosa che se poi invece due eterosessuali, due persone, un uomo e una donna, quindi due persone con orientamento eterosessuale, si uniscono civilmente con quella stessa legge, non hanno diritto alla reversibilità. Questi non sono diritti, questi sono privilegi, e noi siamo contro questo, e non ci potete accusare di omofobia. L'omofobia è tutta un'altra cosa. Premesso questo, chiedo al nostro caro Giuseppe Daria di vedere se è pronto, perché veramente passa il tempo, ma siamo sempre a... sorpreso da tutte queste polemiche? No, le polemiche sono il sale della democrazia, si discute, ci si confronta, spero con la libertà ognuno di poter dire quello che crede, insomma, di avere una libertà d'espressione che vale per chi mi contesta, spero valga anche per me. Questo che contestavano i ragazzi, non c'è modo di avere un contraddittorio in questo dibattito di oggi, che poi il dibattito non è, in questo incontro. Mi sembra che i ragazzi abbiano chiesto io non venissi all'Ateneo, una cosa diversa hanno chiesto, che io non facessi mostra delle mie opinioni, che io tacessi, questo hanno chiesto. Il contraddittorio c'è sempre stato ovunque, c'è nel paese, cioè è un tema che molti affrontano con opinioni diverse, che vanno confrontandosi in tutto il paese da molto tempo. Io credo che chi dice che l'altro deve tacere
si assume una responsabilità molto pesante affermando queste cose. Liberi di essere, liberi di amare, 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 liberi di essere, liberi di amare. Fuori gli omofobi dalla città! 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 Perché oggi propagandare l'odio, il fascismo, l'omofobia è fuori dalla storia, è fuori dal tempo! E noi siamo qui per raccontare le storie di chi soffrisce ogni giorno! Mezzo ci è andato il rettore, che invece si è dimostrato persona che sa che in un luogo della cultura, in un luogo della libertà, non si tarpa la parola di nessuno. Questa è una lezione che quei 30 studentelli, qualcuno fuori corso, dovrebbe apprendere. Grazie della vostra attenzione, grazie della vostra presenza. Come avete visto, abbiamo... diciamo che questo è abbastanza esplicativo di è quanto... un anno fa ragazzi è passato e qui siamo ancora, mi sembra molto attuale, no Claudio? Mi sì, assolutamente, la faccenda è che si impedisce in qualche modo di parlare e di esprimere le proprie idee. Qui nessuno, come abbiamo sempre detto, nessuno è contro, noi non siamo contro. Noi sosteniamo delle idee che sono le nostre, possono essere diverse quelle di altri, ma vorremmo avere la possibilità di esprimerli al pari di tanti altri che lo esprimono su Facebook e non vengono bannati, lo esprimono in maniera, secondo me, violenta nei confronti dei nostri militanti e non gli viene detto nulla. Però è la cosa che forse abbiamo detto nella prima trasmissione, noi ci batteremo sempre perché ognuno possa dire la propria opinione. L'omofobia mi pare che tutto sommato viene fatta più discriminazione nei confronti di, tra virgolette, noi cattolici. Vogliamo vedere tutti i commenti che vengono fatti sulle varie sui vari post che mette Mario su Facebook o su altri siti. Ci sono dei commenti che sono di una violenza inaudita e sono sempre quasi metodicamente rivolti al suo essere, come dicono, fintamente cristiano, divorzista, eccetera eccetera. Perché? Perché poi si tende in qualche modo ad attaccare, ad offendere, per potersi, che cosa? Difendere. Cioè uno acquisisce più valore se grida o se dice a qualcun altro brutto ciccione, sì, o se gli dice sei fuori, un finto cattolico. Fuori gli omofobi dalla città, ma quando di omofobia non si tratta. Ma poi qui tu oscuri la libertà di pensiero, la libertà di parola. State attento, l'ha detto lui nel video, Mario. Ha detto qui si cerca di non far parlare altre persone che non la pensano come te, e chi fa questo si prende una grande responsabilità. Ecco perché siamo qui a riportarvi un esempio ormai lontano un anno, che è vicinissimo a quanto è accaduto a Mario su Facebook. Ma vorrei semplicemente condire questo video che avete appena visto
con quello che commenta caro figlio, che è un scrittore ex magistrato, il giorno prima dell'arrivo, perché già i circoli LBGT eccetera insieme con l'associazione degli studenti siano già attivati sul territorio di Bari. Guido Pianeselli intanto dice: i soliti figli di papà che Pasolini stesso disprezzavano, riferendosi probabilmente a tutti quei studenti che dimostravano. Ragazzi, ci troviamo, ecco, vi abbiamo fatto vedere questo video per farvi capire a che cosa andiamo incontro quando scenderemo anche noi ad incontrare le persone nei mercati, nelle piazze, nelle università, quello che succede, questo che ci viene e dobbiamo chiesto. Un pochettino abituarci e cerchiamo di farci coraggio, un po' come i primi martiri cristiani. Insomma, Gianrico Carofiglio, presidente della Fondazione Petruzzelli, ex magistrato, commenta al giorno dopo la polemica scoppiata per l'avere organizzato da parte del rettore dell'Università di Bari questo incontro al quale ha partecipato poi effettivamente, come avete visto, ha partecipato Maria Dinolfi sul tema delle unioni civili. Il tema in realtà aveva un titolo preciso: la famiglia al centro dell'uomo, un bel titolo tra l'altro. Nostra. E praticamente la scelta di questo rettore, che si chiama Antonio Uricchio, infatti l'avete sentito nel video, dice Uricchio fuori eccetera eccetera, e praticamente hanno partecipato a questa iniziativa per difendere le pensioni, i diritti dei gay, anche il SEL di Puglia, il movimento non violento, per fortuna non violento, di Puglia, e il movimento No Trivelle di Bari. E della stessa sorte dice il giornalista che aveva subito anche Michele Emiliano, il governatore della Puglia, insieme con la Meloni, quando erano andati a parlare nel mezzogiorno. A me mi sembra che si sta respirando un po' un clima di... questo è un clima fascista, piuttosto che a noi darci del fascista. Questo sono climi da fascismo: impedire al tuo avversario politico di parlare, questo non va bene. Ma vi volevo solo accennare, vi lascio subito la possibilità di controbattere, quanto commenta questo ex magistrato. Sentite cosa dice: la protesta è motivata e credo in effetti che l'immagine dell'Università di Bari sia danneggiata da presenze come questa, ma... faccio fatica a immaginare posizioni più distanti della mia di quella di Adinolfi, dice lui. Si pensi per esempio alla sua idea che la donna debba essere sottomessa all'uomo. Questa è una novità. Adinolfi ha detto che la donna sarebbe sottomessa all'uomo. Forse avrà fatto riferimento al libro della Costanza Meriano. Trovo che dica cose cariche... Sentite cosa penso del nostro amato Adinolfi. Trovo che dica cose cariche di odio e di omofobia e assolutamente distanti dalla carità cristiana alla quale questo signore si appella. Ciò detto, penso che censurare un dibattito già fissato sia un errore, perlomeno un po' di saggezza l'ha messa in questo commento. Poi, come qualcuno ha detto, ma caro figlio, che ne sa di carità cristiana? Esatto, e le idee, però senti che frase, in questo marasma di confusione dice: le idee sbagliate si contrastano con i buoni argomenti e con la tolleranza. Questo mi sembra quello almeno... che cerchiamo di fare noi, è quello che vorremmo fare noi. E quello cerchiamo di far capire. Ecco, io contesto anche questo fatto di ritenere Adinolfi una persona che sia distante dalla cristianità o dal modo evangelico. Io lo contesto assolutamente e io considero Adinolfi, permettetemi un paragone a evangelico, al famoso pubblicano che nel tempio si batteva il petto e che si riteneva un peccatore. Io l'ho visto, l'ho conosciuto Mario, e sinceramente lo posso tranquillamente paragonare a questo. E come ha detto nostro Signore, chissà, nel Regno dei Cieli ci passeranno avanti persone come Adinolfi rispetto a tanti sedicenti cristiani che hanno il coraggio nel Parlamento di votare leggi contro la vita, a favore delle unioni civili, e ecco, lì poi ne renderanno conto a Dio. Magari non è uno stinco di santa Adinolfi, ma forse possiamo rimproverarlo, non io, che è sposato due volte, ma rispetto alle scelte che fa le io condivide... neanche mi reputo uno stinco di santo. Esatto, chi è che si può reputare uno stinco di santo? Ma sembra che oggi, che quando si fa politica, se non sei il santo, come se i nostri politici attuali siano tutti stinchi di santo, a me non mi sembra. Però quando si parla di Adinolfi si trova sempre la pagliuzza
nell'occhio quando i nostri politici, altro che Pagliuzza, hanno una famosa trave, per ritornare al discorso evangelico. Maurizio Merlotti dice: infatti i più discriminati siamo noi cristiani, li hanno programmati con una falsa democrazia, in realtà trattasi di frutto della dittatura. Alex Zino dice: sì, fanno i giochetti di parole sti campioni di Razzol. Sì, guarda, qui c'è un commento di Renata Franzoni, dice: sì, anche a me appare molto umile. Ecco, in realtà è umile Mario, ma ha un modo, magari giustamente ognuno di noi è un mistero a sé, è un modo di essere diverso dall'altro, per fortuna, ha un modo che magari appare un pochettino più aggressivo, ma in realtà nasconde valori che, grazie a Dio, è stato uno di quegli uomini che si è svegliati oggi nel panorama intellettuale e giornalistico italiano. Grazie a lui, grazie a Amato, è potuto nascere un movimento che a noi, che crediamo in questi valori, cattolici o no che siamo, possiamo portare avanti, possiamo difendere, possiamo veramente difendere i nostri figli, non il comitato difendiamo i nostri figli. Chi difenderà i nostri figli non sarà il comitato difendiamo i nostri figli, ma sarà il popolo della famiglia. Tanto per tornare al discorso dell'omofobia, e nel quale poi rientrano adesso anche tutte queste cose sul femminicidio, eccetera, eccetera, volevo portare alcuni numeri, no? Per cui il 2 marzo, secondo le statistiche dell'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione Europea, nel nostro paese le donne vittime di violenza fisica o sessuali sono il 27%, a fronte del 52% in Danimarca, del 47% in Finlandia e del 44% in Francia e Regno Unito. Questo, cioè, siamo quasi alla metà, siamo sotto la metà. E sempre, appunto, sempre secondo l'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione Europea, i paesi in cui la violenza contro le donne è più comune sono quelli, appunto, del nord Europa. L'Italia si attesta sotto la metà della classifica. La stessa tendenza sarebbe confermata anche se si analizza il fenomeno solo dal punto di vista delle molestie sessuali, per cui in Italia ci attestiamo al 15% contro il 32% della Danimarca, il 27% della Svezia e il 24% dei Paesi Bassi. Di contraltare ci sta il fatto che proprio in questi posti dove Italia e Portogallo, dove tendenzialmente, appunto, la violenza sembra essere minore, è il posto dove di fatto viene avvertito come maggiore pericolo, 93% in Portogallo e il 90% in Italia, mentre invece Finlandia e altri paesi, appunto, del nord Europa, dove il dato reale è più alto, è sentito molto meno dalle donne. Certo. È la percezione. Ma guarda, questa notizia, che è molto importante per far vedere come noi dobbiamo fare informazione, no? Perché ci fanno passare le esigenze della legge sul femminicidio, quando i dati in Italia riportano che noi siamo veramente altro che fanalino di gola, noi siamo il faro per la cultura europea. Esatto, pensate che i ragazzi, ritornando alla notizia di Bari, contestavano l'entrata di Adinolfi nell'aula che era stata dedicata a quella ricercatrice uccisa nell'attentato di Parigi, che, guarda caso, era una ricercatrice che impegnata nello studio delle questioni di genere. E ricordiamoci, chi di noi milita lo sa benissimo, il famoso paradosso norvegese, dove praticamente in paesi come la Norvegia, Scandinavia, eccetera, hanno tolto le sovvenzioni economiche per portare avanti questi studi che sono veramente, diciamo così, stupidaggini. Ecco, questa notizia che ha riportato Claudio dimostra, appunto, che si sta facendo studi di genere, si sta facendo leggi per il femminicidio. Qui, quando si parla del rispetto della persona, è indipendente se maschio, femmina o attenzione, altro. Attenzione, noi questo lo stiamo dicendo perché vogliamo dare dei dati certi, dei numeri, perché poi è chiaro che il 27%, il 70% a livello è semplicemente numerico, non significa niente, perché poi è vero che ci sta un femminicidio ogni 3 giorni e mezzo ed è chiaro che quello va
combattuto e va eliminato, bisognerebbe portarlo a zero, ma così come bisognerebbe portare a zero tanti altri tipi di violenza. Allora, guarda, caro Claudio, i commenti stanno un pochettino indietro rispetto alle notizie che diamo, perché stanno, e sono contento che stanno uscendo questi commenti su Mario Adinolfi, perché ognuno sta portando il suo rispetto a Mario. Mario è credibile, dice Alex Zino, proprio perché ha vissuto il dramma della separazione. Più di una volta ha condiviso con noi questa sua sofferenza che ancora si porta dentro. È vero, Alex, e non solo. Lui è una persona che ha divorziato, mi sembra, quando aveva 20 anni. Chi di noi a 20 anni poteva capirci qualcosa? Anna Ciappa, proprio, forse proprio perché la sua vita è stata la più burrascosa di altre, è credibile Dio in lui. Anche questo è vero. Cecilia Maria Biancarelli va pure alla messa e si mette all'ultimo banco. Guardate, allora, visto che questo è il tenore dei messaggi che state dando su Mario, io vi do questa mia piccola esperienza con Mario. Io ancora non militavo ancora, però ascoltavo Mario Adinolfi in questa bellissima trasmissione che era Il mormorio di un vento leggero, che vi potete scaricare da Radio Maria. Padre Livio aveva concesso a Mario di fare questa bellissima trasmissione. Io l'ascoltavo varie volte in corrispondenza la settimana successiva, quando Mario fu offeso a morte da Fabio Volo in quella trasmissione DJ in cui fu insultato a morte invitandolo a prendersi psicofarmaci. Ebbene, io vidi, mi emozionai veramente. Sentii Mario non attaccare Fabio Volo, ma perdonarlo. E disse: questo è quello che deve fare un cristiano. Guardate che Mario in quella trasmissione capì veramente che cosa vuol dire essere cristiani. Il cristiano non è colui che fa le opere di bene, il cristiano lo misuri da questa capacità di perdono. E disse in quella trasmissione parole di perdono e di benedizione, e io ne sono rimasto veramente edificato. Quindi questo è il mio contributo. Quello che abbiamo detto inizialmente commentando le parole del Vangelo, abbiamo detto: Non è difficile volere bene a chi ti vuole bene, è difficile volere bene e perdonare chi ti vuole male. Esatto, quindi ero semplicemente sull'onda dei vostri commenti. Poi c'è Luca Rolfini, dice: Norvegia ha capito la follia dell'ideologia gender. È vero, questo dato, come dice Mario, i dati quelli che sono contano, cioè ci fa capire che quando andiamo per la strada a parlare con la gente, dice: ma tu vuoi il femminicidio? Tu credi che ci sia l'esigenza di queste leggi che parlano di genere? Il genere non esiste, non esiste il genere, esiste semplicemente essere maschio, essere femmina. Tutto ciò che va a sfumature tra il maschio e la femmina è un problema psicologico. Bisogna aver coraggio a dire queste cose? Sì, bisogna aver coraggio. E guardate magari cosa dice Silvana De Mari su questo, e così c'era un messaggio che ci aveva mandato Pasanisi pochi giorni fa, che era su un articolo di una Allora, mentre tu controlli il messaggio, io dovevo, ci ha salutato pure Mauro Rotunno. Ci ha salutato il romanesco, ciao Mauro se ci stai guardando in questo momento, e c'è una bellissima sua poesia che si intitola ovviamente La censura. Allora, e comincia l'avventura in mezzo a nuova censura. Se non c'hai un certo pensiero, non puoi essere preso sul serio. E il motivo è sconosciuto, manco tu l'hai mai saputo. Sarà colpa della stagione, del vento o del neurone. Ma non cambia posta scia, così è finta democrazia. Se ritroviamo con boato dentro allo psicoreato. E le tre vecchie scimmiette c'hanno mo le bocche strette. Ecco quello che ci aspetta nel futuro, silenzio e botta. Neo Pasquino, senti, ma le tre scimmiette che vuol dire? Non parlo, qui hanno tutti la bocca chiusa. Okay. Volevo leggere questo messaggio che ci aveva mandato Paolo Pasanisi, era un articolo scritto da pediatri americani in merito appunto al gender, era un ottalogo. Sì, che l'ha tradotto. Esatto, sì, poi c'è anche ho visto anche quella in lingua americana ed è fedele abbastanza. Sì, sì, leggilo, questo è importante. Qui, quindi l'ottalogo di questi pediatri è esattamente questo, dice: primo, la sessualità umana è oggettivamente binaria, XX uguale femmina, XY uguale maschio. Secondo, nessuno è nato con un genere, tutti sono nati con un sesso. Terzo, se una persona crede di essere ciò che non è,
Questo è da considerare quantomeno come uno stato di confusione. Quarto, la pubertà non è una malattia e gli ormoni che la bloccano possono essere pericolosi. Quinto, il 98% dei ragazzini e l'88% delle ragazzine che hanno problemi di identità di genere durante la pubertà li superano riconoscendosi nel proprio sesso dopo la pubertà. Sesto, l'uso di ormoni per impersonare l'altro sesso può causare sterilità, malattie cardiache, ictus, diabete e cancro. Settimo, il tasso di suicidi tra gli omosessuali è 20 volte quello medio, anche nella Svezia, che è il paese più gay friendly del mondo. Tutte queste cose ovviamente sono scritte da pediatri ed è sono ovviamente, cioè, quello che noi diciamo, quello ma che noi stiamo è la dicendo biologia, nel buon senso lo sta dicendo la scienza, non ci stiamo inventando niente. Poi di fatto che vengono fatte trasmissioni in cui ragazzini o ragazzine in età puberale gli vengono somministrati degli ormoni per bloccare la loro crescita, è chiaro che può creare degli scompensi e che può creare dei problemi, mentre invece quelli sono problemi che dei ragazzi opportunamente, evidentemente aiutati, li risolverebbero crescendo semplicemente, come ci è stato spiegato tante volte, quante ragazzine non volevano giocare con le bambole ma volevano giocare a pallone e non per quello, superata la pubertà, sono state meno donne di altre donne. Certo, cioè, ragazzi, ma vi rendete conto che noi stiamo dicendo cose ovvie? 10, 15, 20 anni fa non avrebbe senso aver parlato di queste cose. E vi ricordo Mario, quando appunto lo seguivo su YouTube e ancora non l'avevo conosciuto, mi colpì, mi fece anche sorridere. Io mi ricordo quando vedevo Mario su YouTube mi sembrava come di vedere Brignano, Enrico Brignano, era talmente simpatico, vivace, dinamico, altro che Gandolfini. Oh, scusa, ho detto Gandolfini, non lo devo dire. E che lui dice: ma ci rendete conto, qua sotto ci sono non so quanti cellulari della polizia e forze dell'ordine che mi devono tutelare perché io sto dicendo che si nasce da una mamma e da un papà. Ma ci rendiamo conto che cosa stiamo facendo qui? Ma che cosa dobbiamo difendere? Comunque, tornando un po' più a noi, come al solito, negli ultimi 2 minuti e mezzo, volevo un attimino illustrarvi velocemente ciò che appunto è accaduto nella riunione che c'è stata del direttivo romano martedì, per cui appunto Mario ci ha detto e appunto vorrebbe che tutti noi combattessimo di più questa battaglia con i cenacoli. La sua assenza forzata, tra virgolette, sia uno stimolo per noi per essere, esatto, più presenti, più attivi. E anzi, lo vediamo anche dalle vostri commenti quanto siete presenti. Grazie per la vostra presenza. Quello che appunto dice è di fatto cavalchiamo, continuiamo a combattere sull'onda di quelli che sono i nostri principi, sull'onda di quelle che sono le nostre idee, nel momento in cui le stesse in questo periodo ancora più di prima vengono messe in discussione e vengono combattute. Nel momento in cui appunto in questo febbraio di fuoco, come è stato definito, viene messa in discussione la libertà di pensiero, la libertà di parola, la libertà di espressione e vengono appunto messi in discussione temi quali sono la eutanasia, piuttosto che quello che è avvenuto per l'UNA con il finanziamento a questi pseudo circoli per combattere l'omofobia, e vengono dati soldi pubblici. Verrà inaugurato il 14 marzo alle ore 8:30 il Circolo del Popolo della Famiglia Roma Sud. Siete invitati a partecipare, a sostenerci. Lì verrà illustrato lo statuto, le regole, come intendiamo operare, come intendiamo andare avanti sul territorio e con iniziative, per cui ce ne sono già 4 in programma che ha calendarizzato Sara, per cui il 24 ci sarà la prima, il 14 ripeto inaugurazione, apertura. Il 24 ci ricorda Guido Pianeselli che c'è la conferenza su handicap, dopo il 14 sarà un altro appuntamento che è del 24, quella sull'handicap.
e dopo ce ne sono programmati altri tre. Vi invitiamo a partecipare, mettetevi in contatto tranquillamente con Guido Pianeselli o con me o con chiunque voi vogliate del Circolo Roma Sud e vi daremo tutte le indicazioni necessarie. Di fatto c'è rimasto come al solito niente tempo per parlare di Roma in senso stretto. Io volevo dare solo una notizia velocissima perché è una di quelle che ci riguarda forse più da vicino, perché siamo un po' coinvolti nel sociale. Roma ha varato questa settimana, il 5 marzo, la nuova anagrafe per i senza tetto, quelli di cui ci siamo occupati tante volte. Cioè, non è la nuova anagrafe nel senso che già una modalità di avere una residenza. È sempre esistita, perché per legge è obbligatorio che chiunque viva, risiede in una città, abbia una residenza in modo tale da poter avere i servizi primari, che sono il medico piuttosto che l'assistenza sanitaria. Questo fino adesso è stato un po' diciamo disatteso, perché era o lasciato un po' alle varie comunità, Sant'Egidio, Caritas. Pare che appunto il comune voglia centralizzare questa cosa, dividendo in 15 dipartimenti quello che era una volta l'indirizzo di via Modesta Valenti, in onore della senza tetto morta defunta di freddo, per cui ogni municipio, perché Roma è divisa in 15 municipi, ogni municipio avrà il suo civico, tra virgolette, di via Modesta Valenti, ed ogni municipio potrà iscrivere alla sua anagrafe tutti quanti ne facciano richiesta, sempre passando attraverso i servizi sociali, che dovranno in qualche modo appurare che il richiedente abbia effettivamente i titoli per poter essere iscritto. Questo per poter far sì che non si ricorra alla residenza che deve essere per i più deboli, per gli indifesi, come residenza fittizia, sì, per società. I nostri amici devono sapere che essere senza dimora in una città grande come Roma, ma anche poi nei piccoli comuni, la prima difficoltà è questa: non è semplicemente non avere i soldi per le sigarette, che comunque per loro e per tutti coloro che hanno questo vizio, questa dipendenza è molto serio, ma anche la possibilità di curarsi, cioè nel senso, se per esempio capita che ti rompi un braccio e vieni portato all'ospedale, ti fanno il gesso. Per togliertelo non esiste nessuno che te lo possa togliere, perché tu devi avere la famosa ricetta rossa con cui andare al pronto soccorso e fartelo togliere. Senza la ricetta rossa, che non ti fa il tuo medico perché tu non hai diritto, ecco che cosa significa avere la residenza fittizia o virtuale, intestata, modesta, ti consente di avere la risoluzione di problemi che noi tutti per noi sono banali ma per loro sono importanti, diventano quasi insormontabili. Ecco che significa avere un documento, avere un'identità. Sappiate che molto spesso nella nostra città, e mi viene in mente la Cirinà, perché di sapere che la Cirinà era una quando sei al comune, prima lei era al comune, non era, si occupava degli animali, e dovete sapere che nella nostra città sono più tutelati gli animali quello che le persone senza dimora. Per una persona senza dimora avere un documento oggi, fino ad oggi, è difficilissimo. Invece se c'è un animale gli puoi mettere la targhetta, gli puoi mettere il numero di telefono, lo puoi identificare, il microchip. Quindi questa è la realtà dei valori umani e sociali che dobbiamo... Questo è veramente un tema del popolo, della famiglia. Di fatto, ecco, quindi questa è una delle... Consigliere cose... comunale, non mi viene la parola consigliere comunale. Era quando era consigliere comunale, la Cirinnà si occupava dei gatti, delle colonie dei gatti, e diceva che non si poteva portare via un cucciolo alla mamma entro i 90 giorni, e poi si è ritrovata a essere la prima firmataria di una legge, che è la famosa legge Cirinnà o Alfano Renzi che sia, dove è possibile portare via un bambino. No, lo compri, perché il bambino non è di chi lo fa, ma di chi lo compra. Ma quello che abbiamo, che dice sempre Mario, no? Ma se tu pensi che ha detto sull'onda di queste cose, potremmo andare avanti ancora 3 ore e Giuseppe ci sta facendo gestacci. Assessore no, non era assessore, era consigliere comunale, sì. Quando mi fa venire in mente un consigliere invece circoscrizionale del nono, per cui furono tolte le palline, quelle in cui si vincono i pesci rossi alle giostre, sì, allora ero piccolo, perché si offendeva la dignità
del pesce perché veniva vinto. Claudio, quando dici queste cose mi fai arrabbiare, perché se pensa a come vengono trattati i bambini. Appunto, ma si offende un pesce, si offende le persone. No, le persone puoi fare quello che credi. Signori, ci sta Mauro Rotunno, ciao, grazie della tua... La prossima volta ci fai una poesia sui pesci offesi. Scusa Mauro, mo che c'è la nuova trasmissione lunedì alle 19, però ogni tanto vienici a trovare, però, oltre che a farci le... dice Irene Stagliani, infatti esiste uno sportello finanziato con i soldi pubblici che tutela gli animali con tanto di personale veterinario, allucinante, brava. Guido Peselli, acquisto di bambini solo belli e selezionati o buttati? Certo, nazisti. Grazie a tutti, continueremo, ci rivedremo la settimana prossima. Giuseppe, il tempo stringe. Vengo. Mauro, grazie. Grazie Mauro, ti lasciamo lo spazio. Vieni anche con la bellissima come si chiama la nostra militante del Popolo della Famiglia? Che sta anche nel direttivo romano. Mauro, come si chiama la tua compagna di... Metti in difficoltà, sono tutte bellissime. Tutte bellissime. Ma come? Lo devo dire, ha anche sbadigliato mentre Mario di notte. Silvia Lucchetti. Lucchetti. Ma vieni anche con Silvia Lucchetti, Mauro? Vediamo se ci risponde. Allora, signori, grazie di tutto, grazie di averci seguito, ci vediamo la settimana prossima. Ciao Silvia. Cercheremo di essere focalizzati di più sulle notizie su Roma, Silvia Lucchetti, mi ha risposto Mauro Rotunno. Un abbraccio a Mauro, un abbraccio a tutti ragazzi. Grazie di nuovo. Un saluto e buona serata. Tutti. Grazie.